Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi cosa mangiamo in un giorno? Come vedrete dalla foto, i bambini a scuola hanno portato chi cracker, chi brioche, chi biscotti. E adesso invece vi faccio vedere quello che abbiamo mangiato io e Pia. Come spuntino mangiamo un po' di frutta, io due mandarini e Pia uno. È arrivata l'ora di pranzo e andrò a preparare pasta, panna e prosciutto e poi come verdura metterò sui broccoli. Come vedrete nel corso del tempo sono andata anche a sbucciare e a far cuocere i gambi, che ho saputo da una di voi qui nei primi commenti dei primi video che sono molto buoni. In effetti è vero, il gusto è lo stesso del resto del broccolo e quindi per evitare sprechi e buttare via il meno possibile uso anche i gambi. Con i problemi che abbiamo al gas, la pasta di Gabriele è venuta tutta spappolata, però era buona. Per merenda io sono andata a mangiare un pacchetto di cracker al pomodoro dell'Eurospin, mentre invece Sabrina, Giada e Pia hanno voluto i cereali con latte. I grandi non mi ricordo che cosa hanno mangiato. E siamo arrivati all'ora della cena. Sono andata a mettere su altre 6 o 7 patate per farle bollite. Perché quelle che avevo avanzate della cena di ieri, del giorno prima, non mi bastavano. E poi i broccoli, che appunto come vi dicevo i problemi del gas erano pronti alle 4 e quindi non li abbiamo mangiati a pranzo, li abbiamo mangiati poi a cena e là c'erano le patate appunto avanzate.
Come fonte di proteine sono andata a fare delle omelette di formaggio, mettendo appunto 6 uova da dividere in due, un po' di formaggio. Io più o meno ne ho messi 6 cucchiai, 3 e 3, e poi sono andata a mettere un mezzo bicchiere di latte, più o meno all'incirca. Perché mi sono accorta che così vengono super soffici e alte, e poi mi piacciono molto perché rimangono più leggere e non so, a noi piacciono un sacco fatte così. Sono andata a spargere bene l'olio con uno Scottex. E intanto con la scusa ne ho levato un po' perché ne avevo messo troppo. Ed eccola qui la nostra cena nel piatto: patate bollite, broccoli e omelette di formaggio. Io spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un like e iscrivetevi al canale. E noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao! 1, 2, 3, come on!